molto male, non ero qua per arrivare 42esimo, non so neanche come sono arrivato. 18 giorni fa la seconda tappa, no, è stato un incubo. No, nel senso che non ero qua per cercare l'avventura, cercare me stesso, fare il navigatore solitario. Ero qua per fare una bella regata e sfortunatamente è durata solo 4 giorni, 5 giorni. Quindi per me insomma è andata così, è andata male, sono abbastanza arrabbiato, non è tutto da buttare ovviamente, però di sicuro non ero qua per questo, ecco. Beh, io andrei anch'io un velo pietoso, perché alla fine la prima tappa ho avuto un problema grande, la seconda tappa mi ha abbandonato, enorme. Mi ha abbandonato l'energia. Dopo 300 miglia dal passaggio da Mindero e mancavano ancora 1700 miglia ad arrivare ai Caraibi, quindi è stato duro, troppo duro. Però dai, siamo qui. Sì, esatto. Quindi qualcosa di positivo c'è, alla fine siamo arrivati. La prima cosa che ho fatto è stata una cosa molto stupida, perché mi sono messo a vele bianche direzione Martinica con la testa tipo che ovviamente ha cancellato l'opzione scalo tecnico a Capo Verde, e con sto buon presso che cercavo di rinfilarlo a forza. Quindi mi è venuto anche in mente che avrei potuto piegare una piastra d'acciaio di 5 mm a mano, insomma ho provato a fare delle cose strane. Poi ovviamente ho perso solo un sacco di tempo e di energie, però proprio all'inizio non avevo la forza di accettare il fatto che la regata fosse finita. Una volta costretto a capire che quel buon presso lì non ci sarebbe più stato, sai, hai poche scelte, anche se le prossime 12 ore insomma avevano l'aria di essere assolutamente disgustose, perché ho fatto 60 miglia di Bolinha all'Alisei, un divento di un'isola alta 3000 miglia, un canale con 30 nodi, ho rischiato fino alla spiaggia, cioè sono state le 60 miglia più brutte che abbia mai fatto, anche perché avevo il morale ovviamente sotto le scarpe. Però una volta arrivato a Capo Verde devo dire che ho trovato le energie inaspettate, perché ho trovato tante persone con tutti i miei stessi problemi, quindi da lì poter condividere con altri marinai un po' le stesse angosce, le stesse paure, ti salva. Quindi in realtà la partenza da Capo Verde è stata la più facile delle tre, tra quella della Francia, quella delle Canarie e quella di Capo Verde, che non era programmata, è stata in assoluto la più facile. Io sono partito da là carico, sono partito carico. Ma di la verità, arrivato dopo. Di la verità, volevi visitare Mindero. Già tornarci, però in vacanza. La prima tappa ho staccato lo specchio di poppa e onestamente non ho pensato al fatto che fosse successo anche a Susi. Me l'ha ricordato Stefano Paltrinieri, pochi giorni prima della partenza della seconda tappa, mi ha ricordato che a Susi gli era successo durante un GP. Io onestamente ero partito durante la seconda tappa dicendo ok, la mia dose di sfiga l'ho già pagata, quindi non potrà succedermi nient'altro. E invece no, mi sbagliavo, mi aspettava ancora una prova dura. E beh, ci ho pensato tantissimo, ovvio, perché comunque ho detto, cioè è assurdo. Vivevo questa cosa come una cosa folle, che di farmi 1700 miglia senza energia e di stare al timone. Poi io odio stare al timone, cioè è una cosa che odio, è proprio la cosa che non voglio fare, stare al timone. Invece sono stato costretto a stare al timone per troppo tempo. Comunque ho pensato a Susi, un messaggio che mi ha mandato Ettore Dettori prima della partenza, che nella mini l'unica cosa certa è la volontà di chi la fa di arrivare dall'altra parte, quindi di non mollare mai. Ho pensato a Riccardo Apolloni, che mi aveva raccontato che ha fatto una qualifica del Mediterraneo di 1000 miglia senza pilota, e quando era stanco doveva ammainare le vele. Il problema è che lui è partito, esatto, sapendo che... Vabbè, lui è ancora più folle. E quindi ho detto, se Riccardo ha fatto 1000 miglia Mediterraneo senza pilota, io ne posso fare 1700 in Atlantico di poppa. Perciò ci provo. Momenti difficili sono stati tanti, troppi. Cioè, ho avuto momenti che volevo mollare tutto. Speravo di diventare un navigatore oceanico, nel senso di riuscire a far tesoro di questa bella regata, dove gli Alisei insomma sono una cosa nuova, quindi tutta una cosa strategica nuova da gestire, un campo di regata immenso che è lungo 2000 miglia, largo al 3000, cioè insomma
poter fare una regata così veramente di tantissimo. Non l'ho fatta, però detto ciò non ho ricevuto in cambio tanto comunque da questa regata e credo che mi abbia fatto diventare un miglior marinaio, mi abbia fatto capire che il morale in barca è una delle cose più importanti che ci sia in solitario e che bisogna prendersene cura, che bisogna avere il morale più stabile possibile, perché una volta che ci si fa prendere dalla disperazione da soli in mezzo all'Atlantico, lì a quel punto tornare su è molto complicato. Andare giù è molto facile, ma tornare a un livello accettabile è veramente complicato. Quindi da questo punto di vista mi ha dato una testa molto più dura sta mini transit. Concordo con Ambrogio, cioè sicuramente la cosa più grande che ho ricevuto anch'io da questa mini transit è stata la volontà e la voglia di non mollare mai e di avere l'umore sempre stabile, perché comunque sei solo, cioè non hai nessuno che ti può confortare, devi essere tu che ti autoconforti. È molto facile avere dei down pazzeschi, è più difficile tornare a stimolare, quindi devi porre degli obiettivi, dei piccoli obiettivi che raggiungi in ogni momento e ti danno la voglia di andare avanti. Almeno questo è quello che ho fatto io, cercavo di pormi degli obiettivi di miglia da raggiungere ogni giorno per cercare di accorciare il tempo di arrivo. Tutte queste cose che abbiamo detto sembra assurdo che ci viene voglia di rifarla, invece invece a me mi ha messo una colina sta roba, perché proprio ho fatto 4-5 giorni di regata, veramente ne sentivo un sapore in bocca, era bellissima, una regata fantastica e non vedo l'ora sinceramente di essere qua fra 2 anni con un bel progetto alle spalle, come poi è stato questo, però semplicemente con una barca più competitiva per rompere veramente le scatole a questi ragazzi francesi che in più di noi non hanno veramente assolutamente niente, hanno solo qualche miglio in più e qualche così esperienza tramandata in più, ma per il resto sono persone con 2 braccia e una testa come noi, quindi sono assolutamente affrontabili, non c'è nessun gap incolmabile, quindi io proprio non vedo l'ora di tornare qua e poter dire la mia sostanzialmente, ecco, tutto qua. La voglia di ripartire è tanta, io anch'io prima di arrivare già pensavo a fare un'altra. Però dovrò farlo digerire un attimo a casa, quindi vediamo un attimo se riuscirò a farlo digerire a tutti, quindi ancora devo tornare, perciò ancora non l'ho confessato a nessuno. La voglia c'è, ho voglia di anch'io di comprare un'altra barca e di ripartire. Ho voglia di riscatto.